prima o poi, per un motivo o per l'altro, hai bisogno di riprenderti con una fotocamera. Magari perché devi fare dei corsi online o perché ti metti in testa di fare un canale YouTube. E tecnicamente ti metti a fare vlog. Ma anche una cosa semplice come riprendersi con una fotocamera deve essere fatto in modo corretto. Ecco perché ti do 6 consigli per dare assolutamente una marcia in più alle tue riprese vlog. Ciao, io sono Luca, faccio il videomaker e questa è Start Video. Ok, accendere una fotocamera o un telefono e cominciare a parlare non è la cosa più difficile del mondo. È farlo bene la cosa difficile, segnando la differenza tra chi lo fa tanto per fare e chi lo fa per comunicare qualcosa. Ti spiegherò quindi partendo da zero come costruire qualcosa di fatto bene. E quando dico da zero, intendo proprio da zero. Questo significa che tutto quello che stai vedendo davanti, sopra e sotto di me andrà a sparire per essere costruito un pezzo alla volta proprio in tempo reale. Ti avviso che fra qualche secondo non sarà più così bello. Bello, vero? Questo è esattamente il lavoro grezzo dal quale tutto partirà. Andremo ad assemblare pezzo per pezzo tutto quello che serve per arrivare al lavoro finito. Il primo consiglio che ti do è assolutamente mettere mano alla parte audio. Te lo dico perché in questo momento stai sentendo due cose. Tutti i rumori ambientali, quindi la mia voce presa dal microfono della fotocamera. E come ti potrai accorgere, anche questo rumore che senti di sottofondo è quello dell'autofocus che viene ripreso dal microfono della stessa fotocamera. Ok, la prima cosa da fare quindi è munirsi di un microfono. Ti premetto che tutte le cose che vedrai le troverai nella descrizione di questo video in modo da poterle valutare ed eventualmente acquistare. Non da me, ovviamente. Prima di tutto, dicevamo, mettiamo mano all'audio munendoci di un microfono. Meglio, vero? L'audio che stai ascoltando adesso arriva dalla mia voce che passa attraverso un microfono, in questo caso wireless, con la fotocamera dalla quale mi sto riprendendo. Certo, l'audio non è ancora perfetto e infatti va lavorato. Tuttavia dobbiamo ammettere che la qualità del video in generale si è leggermente alzata. Perché come si dice spesso, puoi avere un video che non si vede benissimo, ma con un audio corretto è già più gradevole. Con un audio pessimo un video fai proprio fatica a seguirlo. Ecco, e per sicurezza usa sempre un paio di cuffie proprio per capire bene come la tua voce arriva alla fotocamera in ogni registrazione. Perché tu non lo sai, ma è la seconda volta che giro questo tutorial. Perché per fare la gag del microfono non era partito il microfono e quindi mezz'ora buttata. Comunque, secondo consiglio. Dopo aver messo mano all'audio e quindi rendendo un po' più decente quello che è il nostro lavoro, la seconda cosa importantissima è l'illuminazione. La cosa più sbagliata che puoi vedere in questo momento è la luce accesa del mio studio. Quindi procediamo per gradi e vediamo come costruire insieme l'illuminazione corretta un passo alla volta. Sì, il trucco è proprio questo. Si parte con un ambiente completamente buio per ricreare le luci come tu le vuoi. Come mi avrai visto fare in altri miei tutorial, userò un softbox come luce principale. Anche questa luce la puoi trovare in descrizione al video. In questo momento abbiamo sicuramente dato uno slancio a quello che è il risultato del video. Abbiamo un audio corretto, abbiamo un'esposizione di luce a 3/4 che quantomeno fa capire all'autofocus della macchina fotografica che cosa mettere a fuoco. La luce ti dà una profondità di campo diversa perché fa una differenza sostanziale tra quello che è il soggetto e quello che c'è dietro. Ma per uno come me che si muove spesso, la luce fissa può essere un problema. E la soluzione, come avrai immaginato, è di aggiungere ulteriori punti di luce, anche perché in questo caso avrei un'unica fonte che mi sbatte la faccia di qua e mi fa l'ombra dall'altra. Ecco quindi che aggiungeremo una seconda luce e una terza luce. Capito? Devi ammettere che c'è una bella differenza da 2 minuti fa all'illuminazione attuale. Il softbox principale, quello più grande, mi illumina completamente lasciando una luce morbida e quindi un'ombra morbida dietro di me. Allo stesso tempo la luce che ho davanti e la luce che ho a 3/4 dall'altra parte rispetto al softbox mi dà la possibilità di avere il viso completamente illuminato. Questo, lavorando con l'autofocus, dà la garanzia di avere sempre a fuoco il soggetto perché ben illuminato. E soprattutto quando lavoreremo in post-produzione, avrò la possibilità di staccare ulteriormente l'illuminazione del mio viso dalla parte in ombra del background. Terzo consiglio, impostazioni della macchina. Ecco, come saprai, io non sono fan dell'autofocus, ma in questo caso con una macchina fissa ne ho proprio bisogno. Ne ho bisogno perché mi muovo molto e quando vado avanti o indietro ho bisogno di qualcuno che metta a fuoco al posto mio. Anche perché sai che palle ogni volta mettere a posto il fuoco in maniera manuale.
Quindi solo in questo caso ti consiglio di scegliere l'autofocus. Quando parlo di impostazioni della macchina intendo anche altro. L'effetto un po' sfocato che vedi alle mie spalle è dato da una focale 2.8 che sto usando in questo momento. Se vuoi enfatizzare ulteriormente la sfocatura alle tue spalle, dovrai scendere con la focale portandola ad esempio a 1.8-1.4, sempre che la tua ottica lo permetta. Ma non te lo consiglio, perché altrimenti di uno sfondo non te ne faresti niente. E soprattutto, più esageri con la focale, più farà fatica a mettere a fuoco i particolari e potresti trovarti ad esempio ad avere un occhio a fuoco e l'altro no. Un bel problema. Nel mio quarto consiglio ti parlerò di piccole chicche che vanno a cambiare il mood del tuo video. Se ti interessa ad esempio staccare ulteriormente lo sfondo alle tue spalle, ti consiglio di caratterizzarlo con degli elementi decorativi che possono fare la differenza e che renderanno anche più riconoscibile il tuo modo di fare video. E quindi caratterizziamolo. Quello che puoi vedere alle mie spalle, e che ovviamente fa perdere il fuoco a me per acquisirlo sullo sfondo, è un semplice allestimento che a mio gusto poteva essere interessante per fare vlog. In questo caso la scelta delle luci non è casuale. C'è una fila di LED azzurri da una parte e degli elementi decorativi arancioni dall'altra parte. Questo perché volevo mantenere la ruota dei colori complementari per quanto riguarda il teal and orange, ma se non sai di cosa sto parlando lo puoi trovare qui. Sarai d'accordo con me che dall'inizio di questo video sono cambiate parecchie cose in semplici mosse. Abbiamo curato l'audio con un microfono, abbiamo aggiunto un set di luci per illuminare correttamente il soggetto e abbiamo curato anche lo sfondo, dandogli un po' di carattere e sicuramente un gusto personale che può piacere o meno, ma che caratterizza il tuo video. C'è una chicca che non ti ho detto. Alle mie spalle ho acceso un quarto faretto LED. Difficilmente lo noterai adesso, ma in post-produzione mi darà la possibilità di enfatizzare la sagoma del mio corpo avendo una luce che ne segna il profilo, e questo staccherà ulteriormente il soggetto dallo sfondo. Non ci vedo più un c***o. Consiglio numero 5. Hai presente quando cerchi qualcosa su YouTube e trovi la persona che te lo spiega? Peccato che tante volte la stessa persona si afferma nella stessa inquadratura per mezz'ora. Salve. Oggi andremo ad affrontare il problema che affligge il mondo dei videomaker: l'inquadratura statica. Ma sai che palle! Se vuoi dare dinamicità a un video, devi pensare a fare delle inquadrature dinamiche, che non vuol dire necessariamente cambiare inquadratura, ma anche solo cambiare la porzione dello schermo nel quale vieni ripreso. Dico bene? La composizione è importante e ti dà una certa dinamicità. Ecco a cosa serve in questo caso l'autofocus. Capito? Sesto consiglio: evita per favore le transizioni tradizionali. Sì, le transizioni che userebbe zia Concetta per fare il montaggio del video della nipotina. Ah, non sai di cosa parlo? Di transizioni come queste. O queste. Belle, eh? Basta. Nel mondo del videomaking ormai, e quindi anche quello del vlog, si scelgono sempre più spesso dei tagli netti, in modo da raccontare diversamente quello che sono i tuoi contenuti. Certo, volendo, se devi cambiare un po' l'argomento, magari passando da un consiglio all'altro come sto facendo io, puoi usare una transizione. Questo crea un'interruzione di schema, segnerà definitivamente la fine di un argomento e l'inizio del successivo. Però scegli delle transizioni decenti. In rete ne puoi trovare tantissime, anche gratuite. Oppure te le puoi creare da solo, come ho fatto io. No, questa non te la spiegherò. Questi erano i miei 6 consigli per fare un vlog in maniera corretta. Dimmi cosa ne pensi, scrivimelo nei commenti. Se ti è piaciuto questo video ti invito a mettere un like, a iscriverti al canale e ti invito anche ad andare nella playlist tutorial per videomaker che trovi su questo canale. Lì troverai altri video come questo, dove ti spiegherò in maniera molto pratica tante cose sul mondo del videomaking. E direi di chiudere con una transizione di quelle da zia Concetta. Ci vediamo al prossimo video.